Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati, qui Erico 122 e il gameplay a cui state assistendo è sempre Battlefield 3, modalità Rush, mappa Isola di Karg. Come avrete capito dal titolo, oggi volevo parlare un po' di Battlefield. Adesso sicuramente ad alcuni non piacerà Battlefield, preferirà COD, comunque vi prometto che nei video futuri vi mostrerò anche dei gameplay su Call of Duty. Dunque, Battlefield 3 è un gioco, come ben sappiamo, acclamatissimo, che in tanti aspettavano. Uno di quelli ero anche io, infatti le mie aspettative sono state pienamente soddisfatte, devo dire. Certo, ci sono ancora molte cose da risolvere, però quelle sono fiducioso che verranno risolte. In particolare però oggi volevo parlarvi delle emozioni che può regalare Battlefield. Penso che le emozioni che regali un gioco come questo come potete ben assistere anche adesso, cioè io penso che la soddisfazione di andare lì vicino al carro, rischiare di essere schiacciati, piazzare il C4 in mezzo alla folla, magari, in mezzo ai nemici, e allontanarsi e far esplodere il carro, penso che sia un'emozione davvero molto bella per un gioco che ti permette di immergerti al 100% con la squadra, con il tipo di gioco che deve essere, cioè un gioco di guerra principalmente. Bene, un gioco abbiamo detto non perfetto per molti, molti motivi, adesso non sto qui a dirvi, molti di voi già si saranno resi conto, ci sono ancora qualche bug da risolvere, qualche mezzo, qualche arma regolata male, ad esempio i jet che sono ancora, per chi non l'avesse ancora potenziati, il primo utilizzo è davvero una cosa difficilissima, anch'io. Le prime volte che usavo il jet è stato un disastro completo. Prima di sbloccare i flare è davvero impossibile volare quando trovi altri jet che ti rincorrono. Bellissima questa scena con quattro jet che volano, bellissima. Comunque, a parte queste interruzioni, adesso continuiamo il nostro discorso. Battlefield 3 è unico nel suo genere. Questo è determinato da diversi fattori. Vuoi le mappe giganti, vuoi le modalità diverse dal classico deathmatch o diverse dal cerca e distruggi o altre modalità che possono essere magari quelle di COD, o vuoi per la presenza di mezzi, vuoi per la presenza di elicotteri, di jet, jeep, carri armati, vuoi per l'assenza delle killstreak. Infatti in Battlefield 3 tutto quello di cui necessiti è della tua arma e della tua skill, della tua abilità, insomma. Questo penso sia davvero un punto a vantaggio di Battlefield, davvero penso sia il punto forte anche di Battlefield. Non, per carità, non ho niente contro le killstreak, anzi, da giocatore di COD mi divertivo molto con le killstreak, però delle volte un po' di sana skill con solo e esclusivamente l'arma è meglio, cioè delle volte anche più divertente. Poi, come tutti ben sappiamo, Battlefield è un gioco che si apprezza al massimo quando si gioca in squadra. Adesso non voglio rubare le citazioni, anzi, una frase di Albi, lo dice anche lui, insomma, penso sia giusto, penso anzi sia più che giusto perché è davvero un gioco di squadra, quindi, per carità, si può comodamente anche giocare da soli, come sto facendo anch'io in questa partita. Però, insomma, è sempre più coinvolgente giocare con amici o con compagni di gioco, ecco. In conclusione dico che Battlefield è un gioco che va apprezzato così com'è, non si scappa, o ti piace o non ti piace, cioè o lo apprezzi nel suo tipo o vai a giocare un altro gioco, perché insomma è così. Bene, manca poco alla fine del video, dopo quest'alta distruzione di questo povero carro armato. Bang! Andato. Ne approfitto per salutare i miei primi 3 iscritti, sono contentissimo di avere già 3 iscritti, so che magari la gente può dire cosa te ne frega 3 iscritti, invece io sono davvero molto contento di avere i primi 3 iscritti, è davvero una grande soddisfazione e spero che anche questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace se è stato così e lasciate un commento per darmi consigli su futuri commentary o cose che volete vedere. Ricordatevi di iscrivervi se volete altri commentari su FPS o su altri giochi in particolare e vi lascio alla fine di questo video. Un saluto, bye bye!